è che l'innovazione deriva prevalentemente dall'integrazione. Dall'integrazione appunto di know-how diversi, di culture diverse, di storie diverse, di soluzioni diverse. E per quanto un'azienda possa diventare grande, non avrà mai al suo interno tutti gli ingredienti che servono per fare e continuare a fare innovazione, perché poi la realtà è che appunto l'innovazione è un processo. E quindi da questi ragionamenti abbiamo cominciato a guardarci intorno, evidentemente a cercare soggetti con i quali collaborare per poter dare un corpo, dare gambe, dare contenuto a questa nostra visione, brutta parola, ma sostanzialmente questo è. Quindi cercando appunto al di fuori dei nostri confini soggetti con i quali cominciare a collaborare proprio per portare all'interno di questa nostra visione nuove competenze, nuova cultura e know-how diverso. E quindi appunto, come diciamo ho anche ricordato nel video, è stato assolutamente naturale, diciamo così, guardare primariamente al territorio che ci ospita e che ospita anche un centro di eccellenza, anche se al presidente Profumo questa parola forse non piace, un centro di ottima qualità come FBK, che fra l'altro lavora da anni sui temi affini alle cose che noi facciamo ogni giorno e che cerchiamo di trasformare in soluzioni da poi mettere a disposizione dei nostri clienti. E quindi abbiamo cominciato a ragionare insieme e da questa cosa è nata questa idea del Co-Innovation Lab, che lavorerà primariamente intorno a un tema molto molto caldo e che ha delle potenzialità straordinarie, che è quello dello sfruttamento dei dati. Adesso non entriamo nei dettagli, però tutti avete sentito parlare di Advanced Analytics, di Data Science, ecco l'ambito molto genericamente descritto è questo, quindi come sviluppare best practice, modelli, soluzioni, contenitori per sfruttare meglio da tutti i punti di vista lo straordinario patrimonio di informazione e di conoscenza che c'è nascosto nei dati che ogni giorno vengono prodotti. Anche in questo momento, come vedete, siamo circondati da produttori di dati. Questa è l'idea, intorno a questo nucleo costruiremo il Co-Innovation Lab, una cosa piccola all'inizio ma molto significativa, sicuramente molto significativa per noi, spero anche significativa per il territorio, per FBK, ma che ha in sé un germe veramente molto 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 potente per creare altre iniziative, altri filoni di ricerca, altro sviluppo e altra conoscenza.